Ciao a tutte ragazze, finalmente mi rivedete qui sul tubo. Sono mancata per una causa giusta, perché diciamo ci stiamo avvicinando sempre di più al grande giorno e quindi ho sempre meno tempo per fare video su YouTube, quindi per sedermi qui di fronte alla videocamera e parlarvi. Quindi mi dispiace, ma vedrete sempre meno video da qui a luglio. Spero poi dopo di recuperare, quindi di procedere di nuovo, ricominciare alla grande. Oggi volevo parlarvi dei nuovi rossetti Anthos Cosmesi. Saprete sicuramente, perché il periodo che sono usciti se ne è parlato tantissimo, che il brand Anthos, che tratta comunque skincare, bodycare, haircare completamente bio, ha introdotto da pochissimo una piccola linea make-up, quindi i rossetti. Ero sinceramente molto dubbiosa per quanto riguarda questi rossetti perché credevo, allora Anthos mi piace tantissimo a livello di skincare, haircare e bodycare, quindi ho tantissimi prodotti che sono veramente validi, però pensavo, non so, a livello di rossetti, pensavo che non potessero, diciamo, arrivare alle mie aspettative perché provo sempre tantissimi rossetti, tantissimi brand e quindi sinceramente a questi rossetti devo essere proprio sincera con voi, non avrei dato neanche un euro quando mi sono arrivati. Sicuramente packaging bellissimo, che è questo qui. Secondo me il packaging che tutti i rossetti dovrebbero avere, bianco, sfondo bianco con dei pois, quindi assolutamente femminili, è una genialata secondo me, che non so chi ha avuto, però devo dire che è stata veramente una genialata, di scrivere, incidere sopra ogni rossetto la frase ed ora sorridi e sei felice, e sii felice. È importantissima questa frase perché noi sappiamo, noi donne, quanto è difficile a volte sorridere e spesso ci basta anche solo applicarci un rossetto per farci stare bene, quindi metterci davanti allo specchio e sorridere. Quindi questa frase davvero per noi donne credo sia assolutamente azzeccatissima. Sono sei le colorazioni che sono uscite di questi nuovi rossetti e si dividono in tre colorazioni più chiare e tre colorazioni più scure. E direi subito di cominciare facendovi vedere parlandovene. Dato che vi ho parlato del packaging, voglio dirvi che il packaging è interamente realizzato in PLA, che è una plastica che non deriva assolutamente dal petrolio ma dal mais, quindi assolutamente biodegradabile, quindi anche nel packaging di questi rossetti Anthos rispetta la propria politica di bio, di biodegradabile e di bioriciclabile, quindi assolutamente ottimi anche per questo. Comincio subito dal colore più chiaro che è Ballerina. Ballerina è un nude assolutamente neutro che secondo me è perfetto per i sottotoni neutri o comunque i sottotoni rosati, quindi nel mio caso va benissimo. È il nude che si applica o quando non si amano troppi colori scuri oppure quando si creano degli smokey eyes, comunque dei trucchi occhi molto forti e quindi si vuol stare leggeri sulle labbra. Parliamo subito della formulazione. Allora, innanzitutto la formulazione di questi rossetti è basata su burri, in particolare burro di mango e olio di ricino, quindi abbiamo l'insieme di burri e olio e oli, quindi sono assolutamente confortevoli sulle labbra. Vanno bene anche per le tipologie di labbra secche, proprio perché non li sentite, si stendono benissimo. Hanno questa formulazione che non è matte, ma non è neanche troppo sheer, quindi rimane comunque lucida sulle labbra, ma non troppo. Quindi è una formulazione assolutamente perfetta per quanto mi riguarda, anche gelosa, quindi facile da stendere, gelosa come può essere un gloss, quindi facile da stendere anche le colorazioni più forti, si riescono a stendere velocemente senza rischio di sbagliare, perché proprio hanno questo gel, quasi un gel, che va proprio ad aderire sulle labbra, quindi assolutamente una formulazione perfetta. Assolutamente, cioè sulla formulazione io davvero non so cosa dire perché sono perfetti, non sbavano, non sbordano dalle labbra, durano tantissimo, non si si dissolvono, cioè quando vanno via si dissolvono, non vanno via a pezzi o comunque che ve li trovate sbavati. Assolutamente perfetti come formulazione. Mentre la cosa che un attimino mi ha lasciato perplessa sono i colori, ecco perché voglio parlarvene nel dettaglio. Vi dicevo, Ballerina è un nude che comunque mi piace tantissimo e lo applico. L'unica cosa è che non dura tanto sulle labbra, essendo appunto un colore così chiaro, e tende leggermente, ma davvero poco, a depositarsi qui all'interno delle labbra, ma davvero pochissimo. Più che altro non ha la stessa durata, ecco, dei colori scuri. Però comunque è un colore che io applico e che sicuramente mi sta molto bene. L'altro colore che voglio mostrarvi è miele. Miele è anch'esso un nude che sicuramente è stato formulato
più per le carnagioni sottotoni gialli o comunque le carnagioni olivastre un attimino più scure, perché ha una punta pescata appunto all'interno, è sempre basato su un nude, quindi è sempre molto chiaro, e a me sicuramente questo è un colore che purtroppo non mi sta bene, e appunto per questo discorso se mi sta bene quello, questo non mi sta tanto bene, perché tende a farmi l'effetto un attimino smortino, mentre quello lì no, è un nude ma che non mi smuore, non mi fa, diciamo, morire le labbra, anche perché ho una pigmentazione che è media, non è né troppo bassa né anche troppo alta. E quindi comunque questo colore su di me non sta bene. Io comunque vi consiglio sempre di andare a sbocciare, perché confrontandomi con altre ragazze che li hanno acquistati o con altre blogger che li hanno ricevuti e postando le foto su Instagram, molte mi dicevano che su di me non è così, su di me il colore cambia, quindi sono dei rossetti che sicuramente cambiano moltissimo rispetto alla pigmentazione delle labbra, e cambiano moltissimo anche dallo stick, come avete potuto vedere, perché non sono tutti quanti basati sullo stesso colore di stick, quindi solitamente sono più chiare rispetto a come le colorazioni sulle labbra rispetto a come li vedete dallo stick, ma ripeto, dipende sempre dalla pigmentazione delle vostre labbra, quindi vi consiglio, se avete un negozio bio accanto a casa vostra, riuscite a sbocciarli, non so se loro hanno dei tester, penso di sì, e riuscire a sbocciarli è sempre meglio per fare la giusta scelta, soprattutto di queste colorazioni chiare che sono un po' in dubbio. Come durata, stesso discorso di ballerina. Altra colorazione è Angelina, scusate, ho preso l'altro, è Angelina, che è un rosato, è un rosa, assolutamente un rosa baby, quindi un rosa molto chiaro, molto leggero. Appena l'ho visto io pensavo subito che potesse piacermi, in realtà è molto più chiaro rispetto a come lo vedete nello stick, molto più pastello come colore, quindi un rosa pastello che sinceramente sulle mie labbra non sta bene, mi fa quell'effetto che a me non piace, smorticcio. L'ho provato, ve l'ho fatto vedere, ve l'ho mostrato anche su Instagram, l'ho fatto vedere anche al mio ragazzo, a lui piace, quindi devo dire che non mi ha detto che sto eccessivamente male, però proprio su di me questi colori un pochettino smorti non li vedo proprio, quindi sinceramente Angelina non è un colore che sto riuscendo ad applicare, perché non mi piace su di me. Sicuramente un rosato che va bene è alle carnagioni un attimino più scure rispetto alla mia, quindi devo comunque riprovare in estate, quando avrò, se riuscirò ad avere, un minimo di abbronzatura. Le ultime tre colorazioni, quindi che sono le colorazioni un attimino più scure, sono quelle che, ragazze, mi fanno impazzire, che io stra adoro, come ad esempio Fragore è un fucsia, sempre di un tono più leggero rispetto a come lo vedete dallo stick, però bellissimo, è quel fucsia che rimane comunque leggermente sheer, trasparente sulle labbra, quindi quel fucsia estivo, proprio che lo applicate neanche ve lo sentite, dura tantissimo, ragazzi, ha una durata eccezionale, io ci mangio su con questo rossetto, e a fine pasto completo, posso mangiare quello che voglio, lo trovo solamente che si è tolto nella parte centrale delle labbra come giusto, però nel laterale, nei bordi io ce l'ho ancora, ed è comunque sbavato, ed è comunque l'effetto che si dissolve, e quindi non mi dà fastidio, nel senso che sembra quasi che io abbia un attimino il contorno colorato e resti un attimino sbiadito, quindi neanche si toglie completamente. È davvero fantastico, quindi mi basta, che ne so, metterlo in borsetta, applicarlo velocemente al centro delle labbra, anche perché si applica con una velocità e con una facilità assolutamente a prova di errore. E ragazze, è spettacolare, io Fragore lo adoro e non ho nulla da dire, proprio è il rossetto che forse sto applicando di più. Altro rossetto che mi piace tantissimo è sicuramente Vulcano. Vulcano è il rosso che io oggi indosso, è un rosso sicuramente su base blu, molto fragoloso, quindi molto chiaro, sempre con questo accenno di sheer, quindi assolutamente bello come colore, è pieno, dura tantissimo, quindi stesso discorso di Fragore, anche qui potete mangiarci, io ci mangio tranquillamente e mi dura. E niente da dire, ragazzi, sul Fragore e Vulcano assolutamente niente da dire, due rossetti assolutamente consigliati, che andate a scegliere semplicemente in base ai vostri gusti, se amate di più i rossi o se amate di più i fucsia. Io personalmente, su di me, credo che se proprio ne dovessi scegliere due, sceglierei sicuramente Fragore, perché rossi ne ho tantissimi, e quest'altro rossetto che vi mostro, che è il Bacio di Dama. Ebbene sì, Bacio di Dama all'inizio non mi piaceva, perché quando mi è arrivato l'ho visto in questa bellissima colorazione di stick, che è uno stick assolutamente color
cioccolato. Quindi appena l'ho visto dico: Madonna, sulle labbra starà benissimo proprio questo colore cioccolatoso. In realtà sulle labbra non è assolutamente, almeno nel mio caso di pigmentazione, non è assolutamente come lo si vede. È molto molto più chiaro, è un nude quasi trasparente, però che vira al marroncino, al nocciolino. È un colore, ragazzi, bellissimo, che poi io ho rivalutato e riscoperto, perché davvero mi sta bene sulla mia colorazione, sta bene. E io lo applico con diverse tipologie di occhi, anche con gli occhi nude, e trovo che mi risalti tantissimo il verde degli occhi, il poco verde che ho negli occhi. Quindi trovo che sulle ragazze con gli occhi verdi sia divino, comunque sulle ragazze dei miei colori, ma che ne so, secondo me anche sulle bionde può stare bene. È un colore davvero unico, fantastico, è un nude tendente al marroncino. Quindi se posso consigliarvi due rossetti da avere assolutamente di Anthos Cosmesi, sicuramente nel mio caso Fragore, perché mi piace di più il fucsia, però anche Vulcano non è male, e Bacio di Dama. Bacio di Dama secondo me è da avere, perché è un colore assolutamente neutro che vira sul marroncino e che sta bene davvero a tutte. Stesso discorso, Bacio di Dama ha una durata eccezionale, così come Vulcano e Fragore. Ovviamente si dissolve un attimino prima, perché ripeto, è sempre un colore più chiaro. E quindi ragazze, questi rossetti, che devo dirvi, mi hanno assolutamente sono assolutamente andati oltre le mie aspettative, quindi mi hanno assolutamente soddisfatto, mi sono assolutamente piaciuti. Io ve li consiglio, meritavano un video apposta, perché io appunto dovevo parlarvene assolutamente, perché sono state delle vere e proprie scoperte a cui io non avrei dato, come vi dicevo, neanche un euro. Quindi complimenti ad Anthos, complimenti a Gianluca per aver creato davvero questi gioiellini in tutto, davvero dal packaging alla formulazione alla durata, quindi assolutamente spettacolari. Spero che creino a questo punto nuove colorazioni, quindi che ampliano la gamma, perché davvero sono fantastici. Mi hanno mandato assieme ai rossetti un nuovo gusto, diciamo, di cera labbra che è al melone, quindi un gusto estivo di cera labbra, che è fantastico, perché comunque a me il melone è il mio frutto preferito estivo, uno dei miei frutti preferiti, ed è il mio gusto di gelato preferito. Quindi ragazze, quando lo applico, oltre all'idratazione, perché comunque sono formulati con la stessa diciamo formulazione di tutte le altre cere, limone, la liquirizia, tutte quelle che già sono presenti in gamma, ha in più questa profumazione al melone che avvolge, che è buonissima, che io me la mangio perché è davvero fantastica. Quindi che dirvi, questa cera labbra è ottima. Ora so che Anthos sta lavorando a degli stick labbra, quindi non vedo l'ora che escano, perché sinceramente gli stick li preferisco alle formulazioni cerose. E basta ragazze, io spero di avervi detto tutto, vi invito sotto nell'info box, perché trovate il link diretto al blog dove trovate tutti i prodotti che vi ho citato, i link dove poterli acquistare, gli inci, tutto, trovate tutto, quindi mi raccomando, fate un salto nell'info box perché è importante. Vi mando un enorme bacione e vi rimando al prossimo video. Ciao bellezze!